Playoff in Sennaricione tra Sennaricione e Bellariva, squadre che vogliono ottenere il pass per la prima categoria, ma per farlo devono affrontare una condizione meteo non certamente favorevole, con il terreno al limite della praticabilità. Buon numero di spettatori al seguito per due squadre che si sono ben comportate nel torneo di militanza, appartenente alla sezione Q di seconda categoria, girone vinto dai Delfini Marecchia. Chi vince affronterà nella finalissima lo Spontricciolo. La gara si mette subito sul binario giusto per i padroni di casa, che affondano con l'asse Alberto Guerra, ma l'incursione in area avversa ad opera dei gialloneri viene murata dalla retroguardia del Bellariva. Lo stesso Alberto viene messo nelle condizioni di presentarsi davanti a Tangari. La conclusione del numero 7 fa gridare a gol, ma Tangari si salva mettendoci il piede nella respinta. L'azione prosegue con la botta terminata alta a cura di Marchionna. L'Asal si rende pericoloso da calcio piazzato. La conclusione viene ribattuta sul piede caldo di Abbati, che non si fa pregare, ma Tangari devia in corner. Dall'angolo arriva il gol partita di testa davanti alla porta del capitano centrale difensivo in maglia numero 5, Franchi. Qualcuno dalla tribuna urla e segna sempre lui, come si usava dire in quel di Milano a un certo Maurizio Ganz. Da punizioni Bellariva nella ripresa si rende protagonista per la prima volta, costringendo ad alzare il pallone in corner il portiere Mauri. Lazar, su un terreno al limite della praticabilità, si porge in avanti con il numero 10 Marchionna, forse spintonato da Collina, perde l'attimo e assetto al momento della battuta, recriminando un rigore non decretato dal direttore di gara. Le emozioni terminano qui con Lazar Riccione che conquista la finalissima playoff contro lo Spontricciolo. Rispettate dunque le gerarchie di comando, con Lazar che nel torneo si era classificato al terzo posto con 52 punti contro i 47 del Bellariva.